Signori, benvenuti su Marvel Snap. Oggi ho spottato un mazzo, regà. Ho spottato un mazzo che, con tutto che c'è la hot location di Wakanda, va che è una meraviglia, cioè. E ho visto che si può chiamare, grazie alla sua tipologia che va a lockare, lockdown. Quindi potrebbe essere il nuovo lockdown, capito? Prima di iniziare fatemi sapere qua sotto se domani andrete a sperperare le vostre chiavi per la spot di Namora, del Cavaliere e di Scar. Domani arriverà un video a riguardo sulla spot. E niente, buona visione, andiamo a vedere il contenuto. È un mazzo particolare perché c'è Cannonball, c'è il Profix, quindi tutta la roba che ne consegue del suo archetipo. Ma c'è Angela Kitty Pryde, c'è Sage, c'è Wasben e c'è anche Upsummer. Matti, credo a mani basse che questo sia uno dei mazzi più divertenti che ho provato questa settimana. Piccola cosa, si può anche aggiungere Debris, capito? Io ho visto robe anche senza Wasben ma con Debris, capito? Per cercare di andare a truggare il campo il più possibile, capito? Andiamo a vedere subito come funziona il mazzo. Ovviamente non sto qui a dirvi che qua si gioca per vincere il duo location. Basta, tu non sei quel mazzo potente che ti puoi permettere di andare a vincere tre location di fila. Però vi ricordo sempre che questo mazzo qui, questa tipologia di mazzo qui, c'è il Profix, c'è Cannonball di turno 6. Poi, con la tipologia del mazzo che abbiamo Upsummer, che possiamo rampare, molto bene ambasciata del Wakanda, ok? Molto bene. E poi ci sta anche, perché abbiamo solamente una carta in negativo, ovvero il Green Goblin, quindi ci sta, capito? Ravonna. Ravonna è inutile adesso. Ravonna è inutile, però sai che... sai che la gioco comunque. Perché poi turno 3 possiamo fare Angela più Kitty Pryde da 1. E vediamo. Wait to do. Particolare, spicy. Frate, ma io ogni volta che provo a fare qualcosa, tu vieni e mi metti ste roba. Io mi cluggo. Aspetta, risponde ai messaggi. Ok, perfetto. Ho visto già che il Green Goblin se l'è preso in quel posto. Molto bene. Molto divertente questa roba. Guarda Sage come può essere divertente da giocare. Upsummer Kitty Pryde. Oppure... basta! E che cazzo? Basta sti messaggi. Metti sto silenzioso. Upsummer Kitty Pryde. Oppure abbiamo un mazzo specchio, mi sa, comunque, con il bro. Oppure ci clughiamo con Sage. Lui ci avrà Cannonball, comunque. Vediamo se mi butta robe. Ok. Guarda. Io qui potrei fare una bellissima cosa, ovvero Profix. Oppure Profix qui. Profix qui è gustoso, sai. Profix qui è gustoso. Ma anche qui è gustoso. Il Profix devo farlo per forza il turno 5, raga. E poi vediamo, valutiamo quello che si può fare. Vai, fammelo fa qui. Bello lì. Ok. Ora, abbiamo il Green Goblin. Io non so. C'ha la prio lui. Quindi Jeff qui per forza. Io qui devo fare Sage. E qual è il punto della situazione? Che io pareggio qui. Lui non può farmi Cannonball se decide di farmi Jeff. Mi fa Cannonball lui. Perfetto. Ok, dammi la roccia, perfetto, Sage! E si va a differenza. Ma vinciamo a differenza? Sì, vinciamo per differenza. Guarda lì, per un punto non abbiamo pareggiato lì. Perfetto, hai visto come gira il mazzo? Hai visto? Diciamo che siamo stati molto fortunati che ci avevamo Jeff, altrimenti la potevamo andare lì a scambiare. 3-3-3-3 di robo, frate. È un segno del destino, bisogna... Oh, li snappo subito, ragazzi. Snappo subito. Fammi abbeverare. No, l'avatar infinito con il carbone. No, vabbè. No, Big House. Ok. Abbiamo subito Upsummer. Abbiamo Jeff. Abbiamo la White Widow. La White Widow me la voglio tenere, sai, per robe più interessanti nel finale. Quindi già Jeff, posizionarlo, fa molto comodo. Ok.
Perfetto. Top Summer, subito. Top Summer ti dà una mano esponenziale comunque per queste robe. Possiamo fare benissimo qui, Top Summer, per cercare di andare a vincere la Crow City. Red Guardian. Balordo. Balordo. Allora, io così facendo... Così facendo, White Widow più Ravonna più Profix. Sai. Lui mi snappa in bocca. Perché lui mi snappa in bocca? Perché lui mi snappa in bocca? Non lo so, proviamo a vedere che cosa combina qui. No. Per niente? Non mi interessa questa roba? Dai, Ravonna. Ravonna fa il devasto lì. Ravonna fa il devasto con... capito? Blink. Non Claw, frate. Doom. A Doom. Lui mi fa Doom. Guarda, se c'è Claw vince la partita, io mi incazzo. Se c'è Claw io mi incazzo veramente tanto. Cioè, puntualmente la location ha deciso l'esito del game. Puntualmente l'ha deciso. Puntualmente. Non ci voglio credere sta roba. Non ci voglio credere. Tu e quel maledetto di Claw. Non ci voglio credere sta roba. Godo. Snap. Cos'è quella carta? Enchantress. Non mi... Bello, 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 bello così. Bello. Snappa. 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 Snappa sto ragazzo. Dai. Snappa. Mi dispiace. Mi dispiace che lui si dovrà incombere tutta la mia furia. Dai, vabbè, ma Claw, ma scherzi, ma che cazzo di dì? Ma vieni e combatti, maledetto, dai, sfidiamoci. Non perché io ti faccio uno... capito? Io non riesco più a snappare. Perché se snappo io, le persone se ne vanno. Vedi tu, perché? Perché c'è una mappa... Mi verrebbe anche da snappare pure questo turno. Ci abbiamo Green Goblin, Wasman e Sage. Guarda, sai che cosa mi dovresti dare per far sì che io snappi? O Summer oppure Ravonna. Decidi tu. Capito? Che Ravonna, guarda quante carte sconta in questo mazzo. Profix, frate. Profix, brick. Brick, 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 brick. Brick più dimensione dei sogni. Madonna. Armor? Lì? Perché? Che cos'è sto deck? Green Goblin, frate. Green Goblin. Lui... ce l'ho sulla armor, va bene. Bello, bello, bello. Bellissimo. 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 Allora, parliamone. Qui io non posso fare il Profix. Non lo posso fare. Cioè, puntualmente io non posso fare le robe. Guarda, tutto per la location. Tutto per... Io non posso giocare il mio mazzo. Wasper. Permette di fare più punti? Quanto lui prende? Ne più 2 più 2. Ah, mi fa più punti Sage, sai. Mi fa più punti Sage. Mi fa più punti Sage di Wasper, sì. Attualmente. Perché poi voglio andare a chiudere con tutto il Profix. Metti che lui c'ha tipo un Ghost Rider non era. A mia sinistra. Molto bene così. Eccoci qua. Ma sai che però? Sai che ti devo dire? Che
facendo questo, ma sai che mezzo che la chiudo? Bisogna vedere che cosa c'ha lui per arrivare, cioè, capito? Altrimenti mi verrebbe da fare. Metti Jeff qui, fai il profix. Capito? Però è sempre sulla fortuna questa cosa. Sempre sulla fortuna questa cosa. Cannonbolle! Adesso mi è venuta la roba di fare cannonball. Mi è venuta la roba di fare cannonball. Hai capito perché è divertente sto mazzo? Hai capito Cannonball? Non ci ho capito. Cioè, io mi sto facendo le teorie quanto bastava buttare Cannonball e lasciar fare tutto a lui. Hai capito? Comunque, avremmo perso se Cannonball fosse andato a sinistra. Sicuro, 100%. Castello Blackstone. Nebula quello. Dall'altra parte. Poi Duce White Widow sul castello Blackstone. Io spero che lui non abbia roba al turno 1. Perché poi lui si sentirà forzato di giocarmi su Nebula. Capito? E poi puoi fare le tue robe sul castello. Capito? Snap. Dai, frate. Oh, turno 1. E che stiamo facendo qua? Dobbiamo ragionare veramente al turno 1 che cosa giocare. Non penso che c'hai un bounce e quindi devi vedere quale carta una è meglio dell'altra. E poi vai così! Non lo so, forse è un pochino eccessivo che io mi alteri per queste robe, vabbè, però dai. Puntualmente una partita di snap dovrebbe durare tipo all'incirca 2 minuti, 3 minuti. Ma questi ragazzi. Oh, ehi, cosa giochi? Ti mangi tutte e due Black Widow? Mi devo stare zitto io mi devo stare zitto. Devo stare zitto. Zitto, mi devo stare. Dimensione Nur. Oh, ehi. Ok, perfetto. Hopsummer. Attenzione che c'è Hopsummer. Attenzione, vabbè. Attenzione che c'è Hopsummer. Lui c'è il mio stesso mazzo. Un altro. C'è il mio stesso mazzo. Kitty Pryde più Jeff. Anzi, sai che c'è Jeff. Non mi interessa il Nur. Non mi interessa. Ok. Mi fa questo, esatto. Jeff si prende il piumo di energia. Vabbè, va a pareggiare, dai, va a pareggiare. Attenzione. Attenzione. Bello il Prof X. Bello il Prof. Allora, col prof che si può fare di interessante? Si può fare sicuramente il profix, magari qui ce lo possiamo permettere, sai? Sai che forse mezzo ce lo possiamo permettere per il profix qua? Poi io vorrei andare a perdere la prio. Vorrei andare a perdere la prio. Ma altrimenti. Questo, no? Altrimenti questo. Potrebbe essere worth. Madonna, già lui ha vinto quella location al centro. Con lui. Però alla prio lui. Adesso alla prio. Molto bene. Il problema è che se lui mi fa cannonball qui vince. Questo è. Il problema è che se lui mi fa cannonball a sinistra non mi vince. Via. Via.
Oh, e basta con sti mazzi a specchio. Dammi qualche altro mazzo. Vedi perché vi dico che è un mazzo giocato veramente tanto oggi. Tutti con sto cazzo di mazzo. Vabbè che luceva Nidus. Per essere. Madonna, frate, questo è 730. Oh, questo c'è il mega turbante e due Energed in mano. Machine Ward. Jeff. Vai. Jeff. Opsummer dove? Opsummer a destra? Opsummer a destra ci sta. Opsummer a destra ci sta. La voglia. Poi tu gli fai Nebula, Green Goblin. Eh? Fai Nebula, Green Goblin. Cos'è Opsummer? Il cap. Il cap di Nip. No, se mi vince il cap è finita, frate. Se mi vince il cap è finita. Veramente. Vai. Perfetto. Ora, qual è il punto della situazione? Che tu puoi fare Angela Profix. Madonna. Lascia perdere cosa ho visto. No, non va. Se gli faccio il proprio pixel lì, sposta Jeff e vince. Ma come sera? Vabbè, abbiamo vinto al centro. Veramente al centro, dai. Abbiamo vinto al centro, lui sposterà Jeff. Quindi lo sposto pure io. Il problema qual è? Il problema è Cannonball. Che non so che cosa andrà a prendere. Che può usare lui? Spectrum? Usa Spectrum lui? Per vincere. Claw? Non so che cosa può avere. Non lo so totalmente. Però lì su Nidavellir mi sa che devo abbandonare. Devo abbandonare su Nidavellir. Perché c'ha Sera, capito? Lui con Sera fa veramente disastri. E io metto solamente due carte su Nidavellir. Pure se lui ne mette tutte e quattro, gli va solamente anche la roccia. Gli va pure la roccia, quindi. Così che cosa vado a spostare io? Vado a spostare Red Guardian su Cannonball. Non ci voglio credere, mi ha fatto quel Pro X, mi ha fatto qua il balordo. Mamma mia. Oh, la Kitty Pet l'ha killata. Raga, provate sto mazzo oggi. Provate sto mazzo prima delle spot. Provate sto mazzo, divertitevi. Divertitevi che non c'ha senso di esistere. Si possono fare veramente tante belle combo. E lo stanno giocando veramente in molti questi balordi, farabutti e filibustieri. Dai, ci vediamo domani per l'analisi delle spot. Analisi goliardica.